Ringraziamo anche gli organizzatori, i relatori che sono qui, oltretutto ho trovato anche un vecchio amico che non vedo molto tempo, il professore Ludovico, con il quale abbiamo un ricordo. No, è stato l'aggettivo vecchio, ma va bene così, non si può occupare. Un No, amico. vecchio nel senso no, è un po' difficile. Io non sono invecchiato tanto. No, purtroppo gli anni passano, vecchio nel senso che sono qualche decennio che ci conosciamo. Ho avuto questo incarico un po' anche loro avrebbero dovuto presentare, però mi ha chiamato il vicepresidente della società del professore Guarino e il presidente pure per portare il saluto di un vecchio segretario di questa società, ecco, sempre vecchio, sempre che è una storia molto importante. Nell'ambito delle scienze a Napoli sappiamo che è stata fondata ufficialmente nel 1881, però già prima sostanzialmente c'era la società degli aspiranti naturalisti, la società che risale addirittura agli inizi del XIX secolo. In questa società ci sono stati persone di grande lustro e ha accompagnato un po' tutta la storia delle scienze naturali in Napoli, almeno fino al secolo scorso, fino agli anni 80, 90 del secolo scorso, in cui c'erano ancora una stretta relazione tra questa società che ha una valenza fondamentalmente privata, a cui aderiscono veramente studiosi appassionati della materia, e a cui aderiscono chiaramente anche molti docenti e ricercatori universitari storicamente. Abbiamo avuto qua, infatti, come presidenti e come soci, diciamo, di grande rilievo, per esempio Cristoforo Monticelli, che è stato uno dei primi archeologi accademici in Italia, è stato il direttore anche del nostro istituto di zoologia, quindi sono semplicemente questa continuità che oggi viene data, perché da qualche anno si è ripresa l'attività anche grazie all'ex presidente Giusto De Foglio, e a tutto il gruppo di dirigenti, di cui anche io mi onoro di far parte, in cui sono stati determinati tutta una serie di attività, proprio il corso di Covid che ci ha bloccato per molto tempo, ma adesso vedo che si sta ripristinando questa attività. Con il professore Fuggioli sono stati avviate una interessantissima esperienza, cioè qui si è riaperto sostanzialmente il collettino che era della società, però con una nuova visione, con una nuova funzionalità, che è quella appunto di dare lustro un po' a quella parte della zoologia, che è quella più pregiata, più originale, più antica, appunto la zoologia di campo, di conoscenza del territorio, di confronto con che è un po' il continuum con quella là che è la vera zoologia, perché noi altri che ci occupiamo di altre zoologie, però spesso diventano attività che esulano un poco dalla distribuzione, dalla conoscenza della distribuzione degli ambienti in cui vivono gli animali. E quindi questa rivista Born, appunto, che riguarda, di cui lui è il direttore scientifico, che riguarda fondamentalmente la possibilità di avere un ambiente nel quale c'è la possibilità di iscrivere, di confrontarsi anche quelli che sono i dati di campo che si realizzano, diciamo, nelle varie realtà di ricerca, sperando che possa avere, mi pare che sarebbe un grande successo, sono molte richieste di pubblicazione, quindi è stata adottata anche dal sistema di riviste dell'Ateneo come rivista ufficiale, quindi ha acquisito subito una valenza di un certo rilievo, anche grazie al grande impegno direttore e dei suoi diretti collaboratori. E vabbè, semplicemente vi auguro una buona giornata, sto facendo lezione sopra, quindi lasciare la lezione in pausa, no? È raggiunta il momento della pausa, adesso devo ritornare per la lezione di zoologia, e quindi dico solamente un'ultima cosa sull'argomento specifico, che è un argomento che io ho molto a cuore, appunto, quello della mamma Lopalma, perché i mammiferi sono sempre stati anche molto dalla zoologia tradizionale. I medici zoologici se ne sono occupati sempre abbastanza poco, probabilmente. Sono pochi i zoologi che si sono occupati, interessati di mammiferi, anche se sono quelli più prossimi, però negli anni fondamentalmente la ricerca è andata sempre molto verso altri, o altri vertebrati, altri cordati, oppure diciamo rispetto ad altre classi, ad altre file di animali non vertebrati. E
quindi anche se questa è molto interessante, purtroppo non la posso seguire perché sono in lezione, poi avrò altre attività, però come voce negli intervalli mi faccio un salto perché reputo che questi interventi sono molto interessanti per gli aspetti che andremo a trattare, in particolare mi interessano sulle russe, sui chirotteri, spero di riuscire a venire, anche se qua è una, sarà un poco più probabilmente divulgativo, non so l'aspetto, però non so come lo affronterete questo. Non voglio rivelare l'assassino. No, sì. Allora buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie. Ma grazie al professore Genovese, consigliere della Società dei Naturalisti che ospita questa iniziativa. Posso chiamare per un saluto anche Manuel, il presidente di ASNU. Metto là, il microfono è là, no? No, prego. Vabbè, però sto più vicino. Ciao a tutti, sono Manuel, il presidente di ASNU, che probabilmente molti di voi già conoscono, però dico due parole giusto per chi sta morendo dalla voglia di saperne di più. ASNU nasce nel 2015 come associazione studentesca, quindi con l'unico scopo di fare escursioni, seminari, attività fra gli studenti di vario tipo, e si limitava all'ambiente universitario. Quando poi un annetto e qualcosa fa, abbiamo deciso di espanderla. Siamo cresciuti noi, abbiamo voluto far crescere ASNU, abbiamo rifondato come un APS, che sarebbero le vecchie Onlus, con l'idea di fare rete, con l'idea di fare progetti che vadano al di là dell'universitario, di espanderci al di là delle semplici escursioni. E questa cosa l'abbiamo fatto nel peggior momento storico possibile, in pieno Covid. Abbiamo deciso di fare tutto quello che volevamo fare quando non potevamo uscire, non potevamo vederci. E nonostante questo siamo riusciti a fare delle cosine. Molti qua hanno partecipato all'evento con ISPRA, al monitoraggio del lupo in Italia, il primo monitoraggio nazionale. Abbiamo con IGF collaborato per il monitoraggio dell'erpetofauna, alle soglitelle, che spero peraltro continuerà per quest'anno. Abbiamo avviato un progetto di citizen science per il monitoraggio delle specie vegetali aliene, anche questo è un progetto che continua, le invasioni botaniche. E abbiamo fatto tantissimi seminari, tantissimi. Quanti seminari, Arianna, abbiamo fatto? Non lo sappiamo più, ore e ore di seminari, belli, bellissimi. Se mi chiedono di fare un altro seminario online mi sanguinano gli occhi. Quindi sono davvero contento che oggi per la prima volta riusciamo a fare un seminario dal vivo con le persone che riempiono l'aula un po' di entusiasmo, di interesse. Vorrei ringraziare particolarmente questi quattro mammiferi, il professor Fulgione, il professor Russo, la dottoressa Arianna Morena Belfiore e il dottor Finizio, che oggi hanno deciso di, così, per amor di conoscenza e di condivisione, di donarci un po' del loro tempo. E grazie anche a voi che siete venuti, ci avete sommerso di mail, abbiamo dovuto rifiutare un sacco di persone con grande rammarico, però è stato davvero una grande ricompensa per tutto il lavoro di organizzazione. Facciamo un applauso a questa cosa, dai, siete stati bravi. Ok, l'ultima cosa e poi vi lascio, molte facce qui per me sono nuove oggi in realtà e spero però di vederle in futuro, perché con ASNU adesso che abbiamo un po' di libertà in più stiamo mettendo in cantiere altri progetti. Stiamo accogliendo i tirocinanti del corso di laurea di scienze naturali alla Federico II, che sono qua, sono un bellissimo gruppetto. Stiamo probabilmente riavviando appunto il monitoraggio dell'erpetofauna, un progetto di sentieristica sui camaldoli per la rivalorizzazione dell'area. Ci sono tante cose che stiamo rimettendo in campo, quindi fermatevi un po', magari dopo parliamo, venite se avete delle proponete, ci abbiamo i social. Sui social però seguite, noi non vogliamo seguaci, vogliamo amichetti. Quindi parliamo, scrivete sui gruppi, vediamo di fare cose insieme e di organizzare ancora altre cose tutti quanti insieme. Lascio la parola. Grazie. Al nostro buon vice. Grazie Manuel. Ragazzi, dico soltanto due parole. Innanzitutto voglio ringraziare anche io tutti quelli che sono
intervenuti oggi, i relatori, come ha già ringraziato Manuel, e anche tutte le realtà che ci hanno supportato, in primis la Società dei Naturalisti, poi anche il Centro Musei della Federico II, che ci ha concesso, grazie anche a Roberta qui presente, di fare, cioè di accedere al museo per una visita guidata dopo, grazie a Valerio Russo e a Key Nature che ci guideranno dopo al museo, dopo i seminari, e grazie anche a OSF Napoli, che abbiamo voluto invitare perché ci tenevamo, insomma, anche a riprendere i contatti con loro. Quando ASNO era solo un'associazione universitaria, abbiamo collaborato un paio di volte con AUSF, Associazione di Scienze Forestali, quindi ci fa piacere, un sacco piacere riprendere i contatti. E vi dico giusto due parole che vi spiegano perché siamo qui proprio oggi, e cioè vi spiego che cos'è il Mammalia. Fondamentalmente il Mammalia è una rassegna organizzata da ATIT, che è l'associazione teriologica italiana, l'associazione un po' di riferimento per lo studio dei mammiferi in Italia, e ogni anno organizzano una rassegna che chiamano la settimana dei mammiferi, anche se ormai da qualche anno sono due settimane, mi sa, queste due settimane sono tenute dal 25 ottobre al 7 novembre, quindi siamo in coda adesso, e hanno organizzato, insomma, hanno patrocinato eventi organizzati in tutta Italia sulla divulgazione dei mammiferi. ATIT, appunto, Associazione Teriologica Italiana, ha quattro gruppi di ricerca specialistica dedicati ai grandi mammiferi, ai piccoli mammiferi, ai chirotteri e ai mesocarnivori. E appunto Mammalia è questa rassegna che viene fatta tutti gli anni, e ci tengo comunque a sottolineare che i mammiferi sono uno dei gruppi probabilmente più carismatici di animali che esistono, in quanto sono molto vicino a noi, sono di solito molto, alcuni sono molto grandi, sono molto visibili, sono molto anche gettonati nelle trasmissioni, e in effetti questo perché comunque, nonostante un numero ridotto di specie magari rispetto ad altri taxa, occupano davvero tutti gli ambienti disponibili sulla Terra. E questa iniziativa tende anche a valorizzare l'importanza dei musei naturalistici in Italia, che sono comunque importantissimi per gli aspetti che concernono la divulgazione, la ricerca e la conservazione, e come per esempio il museo di zoologico che andremo a visitare dopo. Il tema di quest'anno è mammiferi nell'antropocene, un tema abbastanza ampio che vuole puntare, diciamo, l'attenzione sull'antropocene, che è l'epoca in cui siamo, che individua nell'uomo la principale forza, diciamo, almeno una delle principali forze di cambiamento, di modellamento dell'ambiente e quindi anche della biodiversità. E gli interventi di oggi saranno in linea con questo tema. Vi lascio anche i contatti di ATIT se qualcuno volesse approfondire. E niente, vi lascio ai seminari. Giusto due informazioni di servizio: visto che siamo tanti, siamo riusciti a ottenere la massima capienza dell'aula, in linea anche con l'università che ha riampliato le capienze al 100%, però vi chiedo di tenere la mascherina perché comunque la distanza c'è, ma non è tantissima. E se qualcuno ha bisogno del bagno è nell'altra sala, se dovete passare qua attenti al filo perché stiamo registrando e c'è il microfono. Niente, penso di aver detto tutto, quindi...